Il fagiolo di Volturara è un fagiolo particolare, definito quarantino, perché ci mette 40 giorni per crescere. È un fagiolo molto particolare, perché da, la particolarità del fagiolo è data dalla zona di produzione, che è Volturara Irpina, che è una zona molto umida, in cui penso che tutti voi conoscete Volturara, che è di Virginia, che è un bacino idrografico molto importante, perché da Volturara in tutta quella piana si canalizza l'acqua che poi esce a Cassano, che qua c'è anche una foto della Pollentina che dà insomma oltre 3.000 litri al secondo di acqua, e quindi l'Irpinia è un grande produttore di acqua, nessuno lo dice mai, ma siamo il bacino idrografico più importante del sud Italia e garantiamo l'acqua ogni giorno a 6 milioni di abitanti. Fagiolo di Volturara, Volturara essendo molto umida, questo fagiolo cresce senza essere irrigato, quindi è un fagiolo che non è ricco di acqua e quindi è molto consistente all'interno e molto piacevole. Poi è un fagiolo che veniva prodotto con il mais, quindi ancora oggi lo piantano insieme al mais e il mais dà la struttura man mano che cresce al fagiolo. Poi è una produzione manuale, quindi il fagiolo non è un ingrediente facile da produrre, quindi richiede molta pazienza e molta dedizione. Però vi rimandiamo a stasera per la... Scusami Michela, ma hai chiesto alla signora Carmela se c'era un po' di pasta, perché lei era rimasta male, che non veniva. Prego, prego Carmela, vai, 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 vai Carmela, vai. No, non ci vedo. Sì, prego. No, Carmela,